Ciao a tutti guerrieri e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Frost ed oggi ci troviamo su Shindo Life, che ho portato in precedenza come prova di gioco e si chiamava Shinobi Life, ma per motivi di copyright sono cambiate molte cose. Mi è stata richiesta la serie, ebbene benvenuti raga nel primo episodio di Shindo Life. Nel primo episodio di oggi, come potete vedere, ho accumulato 339 spin, erano 342 fino a un attimo fa, ma mi sono uscite questi due elementi, Bloodline, che ho registrato, sono usciti tipo subitissimo, raga, vi lascio la clip qui in sovraimpressione, cioè ve la metto proprio ora nel montaggio video. E quello che andremo a fare adesso, raga, sarà spinnare via questi due, perché speravo fossero buoni, ma non sono tanto buoni come speravo. Gioco di parole, mamma mia. Vi ricordo di trovare la Nutella in questo video se volete essere salutati nel prossimo video come i guerrieri in sovraimpressione. E direi che possiamo partire, quindi o velocizzerò o taglierò alcune cose, perché non penso che molte spinnate saranno interessanti. Quindi spinno 1 e spinno 2. Vediamo un po', raga, vediamo un po'. Si va di spin. Qui esce Crystal, qui. Oh! Aspettate, voglio vedere un attimo. Cos'è questo? Tengoku. Mi è uscito subitissimo una cosa rara, raga, veramente. Mi state dicendo questo? Allora, una su 150, Tengoku. Raga, io credo che sia rara, poi ditemelo voi nei commenti. Cioè, sono fortunatissimo oggi, raga, sto trovando cose decenti di botto. E ora spegniamo Crystal, perché Crystal è un... non dico che è inutile, ma è inutile. Vediamo un po'. Natura, ok, qua dovrò velocizzare un po', raga, mi sa. Beh, raga, allora, Shadow, questo dovrebbe essere di Shikamaru nell'anime, quindi non so se reputarlo buono o meno, cioè, è scritto qui nell'ability bag, però non credo sia tanto buono da quel che ho sentito dire, quindi lo spinno via, nel caso lo ritroverò sicuramente, perché sono le rarità basse, tipo 1 su 45, 1 su 50 credo siano le rarità basse. Le rarità alte sono tipo questo qua. Almeno così credo di aver capito. Però insegnatemi voi nei commenti, raga, perché i vostri commenti saranno fondamentali. Io che sono ancora molto nabbo su questo gioco,
non so come partire, cosa fare. Allora, una cosa certa che farò, raga, sarà comprare l'ability bag. Sicuro che lo compro appena potrò. Ice, questo no, mi piacerebbe tanto tenerlo, ma non posso. E comprerò Bloodline Slot 3 e il Bloodline Slot 4. Credo, non ne sono ancora pienamente convinto, ma credo sia conveniente, almeno per me. Swand, fatemi vedere un momento. Swand, allora, swand. Dovrebbe essere qua sopra. No, allora è qua sotto. Swand, dove sei? Eccolo qua, 1 su 50, è di quelli bassi. Non mi interessa. Non mi linciate nei commenti se sto sbagliando qualcosa, sono ancora agli inizi, ma credo che non sia qualcosa di essenziale il suono per il momento. E si continua con gli spin, raga. Mando, ok, no. Il bello è che le cose rare tipo dovrebbero uscire dopo un bel po' di spin, però sto essendo fortunato da trovarle quasi subito. E vabbè, ora che ho parlato non troverò più niente. Mi sono auto maledetto da solo, raga. Ma dai, vabbè, continuiamo così, continuiamo. Raga, credo dovremmo esserci quasi, agli 80, perché sono qui da un bel po' e non ho trovato niente di proprio di interessante. Scusatemi se avrò tagliato sicuramente la parte. Ma a velocizzare non sarebbe capito niente, sarebbe stato un po' noioso. Quindi ho tagliato alcune cose. Oh, raga, Gold Sand. Però non è buono. Mi dispiace Gold Sand, ma non sei per niente buono. Sì, su alcune cose ho letto dei consigli e mi sono stati dati consigli. Quindi ringrazio tutti i guerrieri che mi sono stati d'aiuto anche nel TVP Server Discord. Quindi veramente un grazie a tutti raga. E vediamo un po'. Dovrebbe essere a 62 l'ottantesima spin. Non lo so raga. Credo sia 62, vediamo un po'. Ok, no. Ancora più indietro. Va bene, allora qua velocizzo. Eccolo, eccolo raga, 80 spin, full rarity. Dai, dai. Che mi dai? Ma è una trollata, raga. È una trollata. Dai, Bolt ce l'avevo prima. Cosa mi esce? Questo è l'ultimo spin. Olle. Dai, qualcosa di bello. Ice, dai, non mi lamento, Ice è pur sempre un bel elemento. Possiamo iniziare finalmente con il fare qualche missione. Allora, vorrei. Qui posso andare? No, mi serve il livello 200. Ok, almeno so qual è la prossima tappa, quindi devo ancora andare qua. Fino al livello 200 posso stare nel villaggio del fuoco, credo. Io lo chiamerei villaggio della foglia perché prima questo era il villaggio della foglia. Premia rose bene. Ah, siccome sono premium, raga, ho dei benefici. Ah, non mi scende la fame. Ok, ho dei punti. Premi M per applicarli. Ok, lo farò dopo. Allora, cosa posso fare? Ciao, tizio che sembra vagamente minato. Prendo un po' a pugni il tronco e facciamo salire qualcosa di livello. Allora, Tengoku già livello 10. Tengoku livello 15. Tengoku livello 17. Ok, raga, voglio sbloccare la prima mossa del Tengoku. Allora, c'ho 422 punti. Però voglio aspettare un attimo prima di applicarli, raga. Intanto mi metto questo.
questo. Ok, ci sono. Poi, Ninja Tool, cosa ho come Ninja Tool? C'ho questo e lo metto. Questo si sblocca a livello 320. C'ho varie cosette da sbloccare, raga. Poi, Bloodline, la prima mossa del Tengoku, livello 60, e quella dell'Ice, livello 80. Ok, raga, allora voglio sbloccare subito la prima mossa del Tengoku. 59, dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo, raga. Tengoku 60! Tengoku 60, ok. Ok, allora, prima mossa. Respiro profondo. Sbloccata. V. Ok. Non va. Devo. Perché non va, raga? Che ci crediate o no, raga? Sto registrando da mezz'ora. 20 minuti solo gli spin, veramente. Qualcosa di assurdo sto gioco. Però devo ammettere che mi sta veramente piacendo. Cioè, Shindo Life, ora sto iniziando a comprendere il motivo per il quale me lo avete chiesto. Avete veramente buon gusto, raga, veramente. Allora, voglio prendere le missioni di questo qua. Rogue Amber Assassins. Ok. Accetto. Dove si trovano questi Rogue Amber Assassin? Si trovano di là dove sta quel simbolo rosso. C'è un modo per andare più veloci. Ah, inoltre, raga, se qualcuno è al di fuori delle mura e voi avete una missione tipo questa come la mia e vi killano l'NPC, l'esperienza la danno a voi. Cioè, in breve è come se stessero killando gli NPC al posto vostro e vi danno l'esperienza. Almeno così era su Shinobi Life. Non so se hanno fissato questa cosa oppure proprio fatto così apposta. Un'altra cosa che sto sul gioco è che si possono creare i team. Sempre se non è stata rimossa questa cosa. Ok, si saliva così sui muri. Non gioco a Shinobi. A Shindo Life, scusate. Non gioco a Shindo Life da 2 giorni dopo che ho pubblicato l'ultimo video di Shindo Life, cioè la prova, che poi mi avete detto che lo volevate. E quindi, eccoci qua. Quindi questi sono i miei nemici. Perfetto, vediamo un po'. Ma perché non va, raga? Dai, Tengoku. Raga, cioè, non so veramente come farlo attivare questo Tengoku. Forse ho bisogno di qualcosa più avanti. Allora, innanzitutto però non vorrei morire, grazie. Non voglio morire. È possibile? Allora, hanno un sacco di vita. E sono da solo a fare questa missione. Però intanto è come se stessi picchiando il log, perché comunque l'esperienza me la sta dando. Allora, come si bloccava? Ok. Si bloccava così. Però mi ha stordito. Quindi non ho ben capito come funziona il blocco, raga. Allora, come bisogna fare per questo Tengoku? Non c'è una descrizione, qualcosa. Cioè, non ci capisco niente. Facciamo così. Non mi viene altro in mente, raga. Provo ad aumentare un altro po' il chakra. Che devo dire? Vediamo un po' se portarlo a 700. Mi fa andare il Tengoku? No, niente. Niente di niente. Sono disperato. Palla di fuoco suprema. Olè. Ma aia, aia, aia. Ok, dai, non fa niente. Aia. Brutto. Infame. Di un ninja ribelle. Sì, raga, mi sa che devo aumentare un bel po' il chakra. Allora, aspettate.
Tengoku livello 69. Ouch! Perché sono finito in orbita? Allora, io ti sto colpendo perché non subisci i miei colpi qualche volta? Ok, andato. Allora, facciamo così, raga. Applico tutti i restanti punti sul chakra che a quanto pare ce n'è bisogno. Livello 143, sono ora a 23.000 di chakra. Che devo fare per attivare questo Tengoku? Che devo fare? Devo tenere premuto V? Non lo so. Io tengo premuto B, vediamo che succede. Niente. Proviamo a spostarlo su B. Kamehameha. Ah. Sì, ok. 35.000 key required, raga. Ah, sono proprio un'imbranata. Dovevo applicare tutti i punti sul chakra. Perfetto, sono proprio imbecille. Perdonatemi, è stato l'errore mio. Aia, aia, aia. Mica mi attaccano tutte e due. Ok. Sì, raga, perdonatemi, ho fatto proprio un fail clamorosissimo. Però ora non voglio morirci male, grazie. No, non vorrei morirci male. Non voglio morirci male. Non voglio. Non. Ho detto che non voglio. E non voglio. Significa che non voglio. Ahia. Come osate, brutti. Brutti infami, come vi permettete di rivolgervi le vostre armi contro? Ok, non possono arrampicarsi qua sopra. Ok. Figo, non la sapevo sta cosa, raga. Perfetto. E ora vado all'attacco. Allora. Proviamo la mossa con F. Palla di fuoco suprema. Ouch. No, 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 no. Aia, 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 aia. No, 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 no. No, 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 no. Ok, R. Chidori! E uno è andato. E anche l'altro è andato. Non so quando l'ho colpito. Forse, non, vabbè, non me ne sono accorto io comunque. E sono livello 147, perfetto. Va bene raga, io direi che per questo video posso concludere qua. Off camera inizierò a farmare qualche livello sicuramente. Farò anche qualche registrazione di qualche spin off camera nel caso trovo qualcosa di interessante. E nel prossimo video vedremo se magari riusciamo a affrontare un boss oppure qualcosa di grosso, diciamo. Io non so ancora come muovermi su Shindo Life, ve l'ho detto, quindi vi ripeto, i vostri commenti per me saranno più che essenziali. Perciò, raga, vi aspetto, datemi più consigli che potete e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao guerrieri, alla prossima e siate sempre forti. Dal vostro Frost è tutto.